Ed inizia la settimana di Oroscopando dal 3 maggio al 9 maggio. Da questa mattina lo potete trovare su www.spettacolandotv.it oppure da questa sera replica fino a domenica alle ore 23:30 su Teletibur, canale 119 del digitale terrestre e poi in streaming su www.teletibur.it. Inoltre, ascoltatemi su Radio Cusano Campus alle 7:25 ogni lunedì nella trasmissione di Un giorno da ascoltare con Misa Urbano e Arianna Caramanti, ovviamente alle 7:25 per un mio intervento chiamato Il gioco delle coppie, dove vi darò consigli per tutta la settimana e vi dirò con chi andrete d'accordo. Se non potete seguirmi perché alle 7:25 è troppo presto, potete risentire il podcast sul profilo di Paola Aspe, Spettacolando i radio, scusate. Paola Aspi, Spettacolando i Radio. Detto questo, iniziamo subito con Oroscopando. Appunto, ripeto che va dal 3 al 9 maggio. Cominciamo con un segno di fuoco per antonomasia, che è il segno dell'Ariete. Siete particolarmente loquaci in questa settimana e questo vi dà la possibilità di essere ben voluti da tutti. Avete un buon consiglio anche per le persone che non fanno parte della vostra cerchia. In amore darete più spazio al dialogo e all'amore, che questa volta non sarà soltanto erotico, ma anche romantico. Scoprirete un Jacques Prévert in voi. 5S, parola d'ordine per l'Ariete, è impagabile. Toro, segno di terra, avete problemi con le questioni pratiche e questo vi renderà vulnerabili e nervosi. Dovete darvi da fare per evitare noie legali, inoltre aprite un dialogo costruttivo con il vostro amore che non aspetta altro che un chiarimento da voi che ultimamente era impossibile ad aversi, insomma, dal momento che eravate latitanti. 3S, parola d'ordine, operativi. Gemelli, segno d'aria, amore al top, ci sono incomprensioni in coppia da risolvere, ma basterà poco per ritrovare l'armonia di un tempo. Riuscirete a ristabilire l'amore e la comprensione con il vostro partner, sarete finalmente felici di quello che avete ottenuto. In amore scorre tutto. Come nella norma. 4S, parola d'ordine, happy. Cancro, segno d'acqua, dovete scegliere al più presto che cosa fare della vostra vita. Non avete tempo per ponderare, meglio buttarsi senza ripensamenti. Il lavoro vi chiama e voi dovete andare spediti senza dubbi. I tempi sono brevi in tutto e anche in amore, dove bisogna trovare una via d'uscita. 4S, parola d'ordine, scegliete. Leone, segno di fuoco, impegnatevi nella cura del corpo, avete bisogno di volervi bene in questo momento, carenza d'affetto che va colmata con il benessere psicofisico. Coinvolgete anche il vostro amore in una beauty farm dove poter rafforzare la vostra voglia di curarvi l'uno dell'altro. 5S, parola d'ordine, amatevi. Vergine, segno di terra, dovete stare attenti alle finanze, avete speso troppo in questo periodo e c'è bisogno di una stretta. Inoltre, in amore, proprio per le situazioni economiche altalenanti, state avendo problemi con il vostro partner. Attenti alle colleriche esternazioni, non piacciono a chi vi sta vicino, li mette in fuga. 3S, parola d'ordine è débâcle, il finanziario. Bilancia, segno d'aria, la professione è al top, ora potete andare avanti senza paura, le preoccupazioni delle scorse settimane sono un lontano ricordo, dovete stare attenti solo alle liti con il partner che ultimamente chiede più attenzioni di quante ne potete dare. Mantenete la calma e date un contentino al vostro amore, nei tempi morti ovviamente della professione. 4S, parola d'ordine è top manager. Scorpione, segno d'acqua, siete nella routine e a voi questa parola va stretta, avete bisogno del caos per dare il meglio di voi e in questo momento vorreste avere anche un'altra persona al vostro fianco. Non dovete forzare la mano e cercate di mantenere la calma. Ci sono periodi in cui la quotidianità va vissuta senza forzare la mano. Consolatevi con il sesso che per voi è un toccasana. 4S, parola d'ordine, accontentatevi. Sagittario, segno di fuoco, amore al flop. Avete un menage sentimentale che vi va stretto, con il partner non c'è complicità, almeno come lo vorreste voi, ma non fate l'errore di cadere dalla padella alla brace, scegliendo qualcosa di diverso che vi porterebbe all'inferno. Accontentatevi e passate la settimana senza infamia e senza lode. 3S, parola d'ordine è be quiet. Capricorno, segno di terra, il lavoro non va come vorreste, rimanete troppo aggrappati
e a quello che avete. Dovete osare di più per giungere agli altri posti di comando. È richiesto più coraggio in tutte le cose della vostra vita, compresa quella sentimentale, dove cercate di fare orecchie da mercante in un rapporto che fa acqua da tutte le parti. 3S, parola d'ordine, cambiamenti. Acquario, segno d'aria, sul lavoro siete imbattibili, oltre che stacanovisti. Raggiungerete al più presto mete lavorative mai trovate prima. Sarete particolarmente bollenti con la vostra metà e il sesso la farà da padrone nel weekend. 5S, parola d'ordine, vincenti. Pesci, segno d'acqua, siete pensierosi, avete voglia di vivere i vecchi ricordi per ritornare ad essere felici. Siete nostalgici, ma dovete andare avanti senza rimuginare al passato. È richiesta un'attenzione al presente, anche in ambito sentimentale. Gli altri aspettano le vostre mosse, non deludeteli. Parola d'ordine è scacco matto. Oroscopando finisce qui, questo l'oroscopo va dal 3 al 9 maggio, da questa mattina lo trovate su www.spettacolandotv.it e da questa sera in replica fino a domenica alle ore 20.30 su Teletibur, canale 119 del digitale terrestre, inoltre su www.teletibur.it. Detto questo, mi raccomando, ricordatevi l'appuntamento con Radio Cusano Campus ogni lunedì alle 7.25 nella trasmissione di Miss Urbano e Arianna Caramanti, Un giorno da ascoltare, dove io ho uno spazio dove vi racconterò un po' come va la settimana a tutti i segni e con chi andrete d'accordo. Mi raccomando, buon oroscopando a tutti e soprattutto buona settimana a tutti. Da Paola Aspri, ciao!